Facevamo nel comitato elettorale del candidato a sindaco del Partito Democratico Alberto Di Girolamo, che ha presentato oggi la lista che lo appoggia, che appoggia proprio il candidato insieme alle altre liste, e che è Cambiamo Marsala. Perché Cambiamo Marsala? Perché secondo me negli ultimi anni Marsala non è stata amministrata bene. Poi c'è stato molto io e poco noi, noi invece noi insieme ai cittadini, insieme a tutti vogliamo cambiare Marsala, farla diventare una città più democratica, con più servizi, con più occasioni di lavoro e con il buonsenso, la pace, senza alzare la voce, senza litigarci con nessuno, vogliamo cercare di cambiare il modo di far politica, in modo che il palazzo 7 aprile sia un palazzo, anche quello, un palazzo di vetro, dove la gente possa partecipare e si possa rinnamorare della politica, però perché in questo momento dove la gente si allontana dalla politica non va bene, alla fine c'è sempre qualcuno che amministra e quindi vogliamo fare in modo che la gente si riavvicina e così con semplicità fare in modo di poter meglio cambiare, fare servizi, far politica, discutere di cose concrete e non di aria o di tante cose. Non promettere cose impossibili, ma promettere cose fattibili. La dimostrazione è che adesso il 30 aprile viene il Ministro della Giustizia, in cui lui parlerà della giustizia, ma parlerà soprattutto del nuovo Tribunale di Marsala, perché io da sindaco farò tutto perché il Tribunale si possa aprire, perché mi sembra un po' assurdo che sono state spese 15 milioni, 16 milioni e poi qualcuno dice che va bene, qualche altro dice che non va bene, e alla fine rimane sempre così, sono soldi nostri. Nel frattempo il Comune paga circa 300.000 euro di affitto per altre situazioni e questo deve assolutamente finire, quindi cose concrete e non chiacchiere. Cosa ne pensa del maxi sequestro che hanno fatto proprio oggi la Guardia di Finanza rispetto a un imprenditore del territorio? Probabilmente c'era qualcosa nell'aria e se la finanza adesso leggeremo meglio quello che direte voi come giornale per capire di più, sicuramente una cosa estremamente negativa, perché se qualcuno ha rubato oppure ha evaso le tasse, questo non va assolutamente bene, perché la gente non ha soldi per pagare la luce o per fare la cena la sera e se qualcuno evade le tasse non va bene e quindi è giusto che venga colpito e deve pagare. Roberta Pulizzi invece ci parlerà di tutte le liste che appoggeranno il candidato sindaco Alberto Di Girolamo, che sono quante? Sono 5, sono la lista del PD ovviamente, la lista civica del sindaco che è Cambiare Marsala, Una Voce per Marsala, Democratici per Marsala, Marsala è il nome ricorrente, la parola ricorrente, e la lista del PSI. Sono 5 liste a sostegno del nostro candidato Alberto Di Girolamo. Io ho avuto l'onere e l'onore di seguire un po' quello che sarà l'andamento della lista Cambiamo Marsala, che il cui simbolo è dietro le nostre spalle, quindi da oggi l'impegno si rafforza, si entra nel vivo della campagna elettorale, ci aspetta un mese pieno di duro lavoro che sarà ricompensato da tante belle soddisfazioni.